Buonasera. 4 giugno, lunedì. Il tempo passa. Fugit irreparabile tempus, era scritto sulle meridiane. Il tempo è veramente qualcosa di prezioso. Ed è un patrimonio che spesso non valorizziamo. Noi in che modo potremmo valorizzare il nostro tempo? Con la nostra attenzione, ma lo sappiamo già. Il tempo vissuto distrattamente non è come il tempo vissuto con attenzione e con consapevolezza. Del tempo vissuto con distrattamente, ma serbiamo anche poca memoria. I momenti intensi della nostra vita, quelli in cui c'eravamo, in cui vivevamo al pieno della nostra possibilità di vivere, ce li ricordiamo benissimo, nei particolari. Potremmo rivivere questi momenti in slow motion, tanto eravamo presenti, no? Mentre invece altri momenti della nostra vita, tanta parte della nostra vita, sfugge via così, nella trascuratezza, nella distrazione, la pillola blu. E la cosa strana è che noi, pur sapendo in che modo possiamo arricchire, impreziosire, valorizzare, riempire la nostra vita, non lo facciamo. Preferiamo sempre la proliferazione all'attenzione, preferiamo la distrazione all'attenzione, appunto. Io non so se sia la stessa cosa per voi, ma quando io entro qui dentro e percepisco l'energia positiva delle persone che vengono, percepisco la loro, anche se non esplicita, ma la loro intenzione, la loro aspirazione, la vostra aspirazione a evolvervi, capire, vivere con maggiore intensità, pienezza, essere più svegli, più da una parte e dall'altra parte essere in grado ricevere e dare amore. Le due cose sono interdipendenti. L'attenzione in quanto cura di sé implica una certa dose di diligenza, per usare una parola antica, di premura, di attenzione amorevole nei confronti di noi stessi. Le persone non si curano, se una persona si odia, non si cura, no? La persona che non si cura com'è? Trascurata. Trascurata da chi? Da se stesso. Noi diciamo, quella lì è una persona trascurata, trascurata da se stesso e di riflesso dagli altri.
Se noi realmente facciamo questa, formuliamo questa intenzione di essere più attenti a prestare a noi stessi la cura che meritiamo, questa cura che è un insieme di amore e di attenzione, fa sì che noi sviluppiamo le due qualità che più possono dare significato alla nostra vita, l'amore e l'attenzione. Oddio, dipende da noi, eh. Sembra quasi che la cosa importante, questo è un po' quello che capita a tutti noi, no? Abbiamo una posizione sociale, abbiamo degli obblighi, abbiamo delle identità da sostenere nella vita di tutti i giorni. Sembra che tutta questa cosa esteriore, questa cosa sociale, sia dannatamente importante. Il Buddha ci ricorda che tutto quello che facciamo per il nostro personaggio esteriore non ce lo portiamo con noi. L'altro giorno vedevo su questo canale Arte, mi pare che si chiami così, una biografia, un servizio, un documentario su Cary Grant, un attore che per la mia generazione è stato una sorta di mito. Cary Grant. Quello che mi ha fatto veramente ridere, e poi ho continuato a ridere e continuo ogni volta che ci penso, perché pare che Cary Grant una volta abbia detto: eh sì, tutti vorrebbero essere Cary Grant, anch'io. La cosa è proprio questa: Cary Grant, lui dicendo questa cosa, era cosciente che il personaggio che gli altri vedevano non era lui, era qualcosa di esterno. Paradossalmente il vero, che poi non si chiamava Cary Grant, aveva un altro nome, si chiamava Archibald, mi pare. Non l'ha conosciuto nessuno, quello che è rimasto è il personaggio. Il film di Hitchcock e tutto quello che ne segue. Bene. Noi, anche noi abbiamo questo sdoppiamento di personalità, abbiamo una personalità che continuiamo a sostenere per le nostre relazioni, chiamiamole mondane, e poi ci siamo noi, là di dietro, che ci chiediamo se ci sarà mai un momento in cui potremo essere autenticamente noi stessi. Non dovrebbe essere roba nostra, ma se veniamo, però riusciremo mai ad essere autenticamente noi stessi? Ecco, su questo è il, diciamo, sentiero, il ground dove avviene la nostra meditazione. Cercare di anche pur portando avanti il compromesso della nostra identità sociale, però cercare di non coltivare, di non essere due cose così diverse, Mr. Hyde e il dottor Jekyll, insomma. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. È già una pratica spirituale cercare di essere autentici. C'era un
Beh, voi so, sapete, sono un grande ammiratore e studioso, studente, diciamo, della cultura ebraica. In Polonia, il secolo scorso, visse un rebbe, decisamente interessante. Questo rebbe si chiamava Rebbe Menachem Mendel. Buonasera. Ed essendo nella città di Kotsk, era chiamato il Kotker. Che cosa aveva di particolare quest'uomo? Quest'uomo scrisse uno degli aforismi forse più intriganti che io abbia mai ascoltato. Questo aforisma dice: se io sono io, perché io sono io e tu sei tu, perché tu sei tu, allora io sono io e tu sei tu. Ma se io sono io, perché tu sei tu, e tu sei tu, perché io sono io, allora io non sono io e tu non sei tu. Altro, questo coglie questo lato della doppia identità, no? Se noi riusciamo a unificare, se noi abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di studiare noi stessi, dice Buddha, no? Abbiamo bisogno di studiare noi stessi perché abbiamo bisogno di conoscerci come realmente siamo. Ma tra il noi, come siamo e il come ci immaginiamo che dovremmo essere, spesso passa una grande differenza. Autentico. Aftos, entos, giusto? Sé, dentro. Non quello che noi, come dire, presentiamo agli altri, la nostra identità sociale. Mi ricordo, facevo un seguito per un certo periodo delle correnti, chiamiamole di psicoterapeutiche radicali, c'era un personaggio molto interessante che era solito confrontare i pazienti o chiamiamoli studenti in maniera piuttosto rude, abbastanza provocatoria, non gentile. Mi ricordo una volta che una ragazza arrivò per cominciare questa lezione e allora lui la guardò e disse: togliti dalla faccia quello schifoso sorriso da compratrice d'amore e siediti. Questa si mise a piangere e andò via. Sono queste cose che mi hanno, come dire, sebbene in certi posti ci siano, possiedono delle nozioni, delle conoscenze importanti, però io ritengo sempre che non si possa derogare dal principio di gentilezza. Però perché ho citato questo fatto? Perché quel sorriso da compratrice d'amore che non piaceva a questo signore X, lui ne aveva percepito l'inautenticità. Era evidente. Quindi nella Vipassana noi andiamo, studiamo noi stessi per cercare il nostro vero volto al di là della maschera che indossiamo in tantissime faccende e questioni quotidiane. Maschere che spesso
non siamo nemmeno coscienti di indossare, ma che hanno a che fare con la nostra professione, con i nostri studi, con i titoli che abbiamo accumulato, le cose, curriculum. Ma noi non siamo quella roba lì. Noi siamo quelli che, se prelevati da qui pst, e paracadutati nella Mongolia esterna, in un posto dove non parlano altro che mongolo, in qualche modo devono arrabattarsi. Ecco, allora lì viene fuori chi siamo. Viene fuori qualcosa di autentico, perché a quel punto là dici, boh, non mi posso giocare niente di quello che so, di quello che, delle mie abilità, sono in un paese totalmente straniero, abitato da gente che non mi capisce, e quindi in qualche modo, se voglio sopravvivere, ho bisogno di trovare il sistema di comunicare con queste persone. Ma questa è una cosa che dura poco, perché poi anche lì costruiremo una maschera che è funzionale a quel tipo di, no? Di contesto, eccetera. L'ideale sarebbe riuscire a togliersi la maschera e vivere senza. È difficile. È difficile perché la maschera la portiamo perché abbiamo qualcosa da nascondere. Se realmente ci rendiamo conto, il giorno in cui non avremo più niente da nascondere, la maschera cadrà. Studiare noi stessi, che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo disposti a mollare tanta roba. Tutto ciò che non è autentico, tutto ciò che ci suona falso, tutto ciò che sappiamo essere falso. E restare con l'essenziale, che falso non è. E Dhamma Pada ancora lì dice: coloro che si attengono all'essenziale rifiutando l'inessenziale pervengono a Nirvana. Coloro che si attengono invece all'inessenziale scartando l'essenziale sono destinati a continuare a soffrire, ma a soffrire del medesimo male, che è la nostra stessa falsità. Non mi ci voglio chiamare fuori. Siamo noi falsi, siamo monete false. Almeno nel rapporto col nostro corpo potremmo imparare ad essere sinceri. Dare attenzione, imparare a dare attenzione e ad ascoltare il corpo, perché il corpo parla un suo linguaggio che non è fatto di parole o pensieri. Il corpo parla attraverso le sensazioni, e spesso le sensazioni, non, che sono autentiche, da noi vengono ignorate, se non soppresse, perché non sono funzionali al nostro personaggio, in maschera. Ecco perché la Vipassana ha molto a che fare con ciò che noi siamo realmente, e molto poco con
l'aspetto sociale della nostra. E basta, l'insegnamento del Buddha non è un insegnamento, non ha un insegnamento sociale, non ha la Sharia, non ha la Torah, non ha la dottrina sociale della Chiesa da proporre all'umanità, non c'è questo. Il Buddha dice: studia te stesso. Per studiare te stesso devi essere onesto con te stesso. Se non sei onesto con te stesso non ti puoi studiare. Studi quello che vorresti essere, ma perciò quando noi riusciamo a cogliere quegli istanti di autenticità. Durante la nostra vita, durante la nostra pratica, cominciamo ad avvertire un altro sapore.